Hi everyone and welcome to the 47th episode of Praticamente Inglese. Ciao tutti e bentornati al 47th episode di Praticamente Inglese, guys. Today, so today I would like to show you a few terms that are very common in the business environment and I'm sure this will be a sort of recap of uh, different things that uh, we have studied in the past, and i 'm um, sure that could be very, very useful for you all so let 's get started um, with a few terms so to acknowledge when I want to acknowledge something as uh, like I want to acknowledge um, an uh, an email. So, I'm trying to ask you to confirm that, you, that I received that email. Quindi, confermare il ricevimento quando ho ricevuto un'email. Un I want to acknowledge. Ti faccio sapere che l'ho ricevuta, sì, sì, l'ho ricevuta. To apologize. Ovviamente è scusarsi. Quando mi voglio scusare con, con qualcuno. I do apologize for my mistake. Per il mio errore. Complained è il reclamo o comunque quando mi voglio lamentare spesso no, la gestione dei complaints del, diciamo dei, dei reclami della clientela business card la business card non è altro che il biglietto da visita ok let me give you my business card Do il mio biglietto vi da visita. Um, Poi, what else? Um, to handle a complaint, gestire una, un reclamo, gestire una lamentela è un altro termine che mi sono segnato. To hold a meeting, tenere un meeting, tenere una riunione. Il board non è altro che il consiglio di amministrazione di una compagnia. Quando sentite che ho parlato con il board oppure ho mandato un'email al board, ho mandato un'email al consiglio d'amministrazione. Plant, voglio alcune cose me le sono segnate perché spesso qualcuno le dice male o non le dice bene. Plant è lo stabilimento, quando io ho un diciamo un sito produttivo ho un plant, ok? Invece ho un headquarter quando ho una sede centrale della compagnia oppure una head office, ok? quindi una sede principale di una compagnia e invece ho una branch quando ho una filiale, della, spesso sono le filiali commerciali. no? Uh, poi volevo dirvi che lo strike <ride> non è quello del bullying ma lo strike è lo sciopero. Quindi quando i miei dipendenti o, diciamo, i miei colleghi vanno in uh, sciopero, uh, they on strike, ok? Poi um, lo shift non è altro che il turno di lavoro. Io quando lavoravo come uh, receptionist facevo il night shift oppure l'afternoon shift, ovvero il turno della, della notte o il turno del pomeriggio. Quando io invece ho una timetable, ho un, un orario, ok? Una, una tavola di orari, quindi diciamo apertura, chiusura, eh, oppure gestione di, di orari, quindi ho una timetable quando io ho il payday è il giorno di paga no, adesso non ricordo se spesso tanti lavoratori prendono lo stipendio il giorno 27 del mese o il 3 del mese o il 4 del mese quello è il payday è il loro payday as a happy day okay? l'overtime overtime è lo straordinario quindi quando voglio fare un po' di straordinari sto facendo dell'overtime il maternity leave, maternity leave non è altro che eh, la maternità, quel periodo di maternità in cui le donne ovviamente si assentono dal lavoro, che spesso accade so, all'ottavo mese di gravidanza e poi si rientra dopo il quarto o quinto mese dalla nascita del proprio figlio. Job title è la qualifica, la posizione. Qual è il tuo job title? Io sono marketing manager, ok. Io sono sales manager, io sono operation manager, whatsoever. Il tuo job title è la tua posizione, la tua qualifica. La job application. Non è altro che ehm, diciamo la, la cosiddetta richiesta, domanda per, per poter lavorare. Faccio una cosiddetta job application, quindi applico per una posizione lavorativa aperta. Poi ho gross income, questo l'avevamo già visto, e net income, ovvero reddito lordo oppure reddito netto. Vi ricordate che spesso in Inghilterra si parla di gross, e qui noi in Italia parliamo spesso di net le duties sono non altro che sono i nostri compiti, i nostri incarichi, le nostre mansioni al lavoro. My duties are doing this, this and that, oppure my duties uh, are to stay here and uh, welcome the guests uh, upon arrival, eh, quindi accogliere le persone, i clienti dell'arrivo. To do business with significa fare affari con. Uh, Un'altra che mi ero segnato era il day off, non è altro che il giorno libero. Quindi, quando io ho il mio day off, spesso il day off è il sabato o la domenica. In alcuni casi, per esempio, chi lavora. Uh, con uffici aperti o comunque attività tipo hotel o ristoranti aperti 7 giorni su 7 e lo staff, uh, quindi coloro che lavorano all'interno di quel contesto hanno il loro day off, quindi il loro giorno libero on Tuesday, on Friday la okay? commissione, la commissione non è altro che questa provvigione, una commissione che viene l'argita eh, diciamo quando ho venduto qualcosa per esempio quindi mi danno una commissione del 10 a 10% commission una 10% di commissione su quello che ho venduto ok to be appointed essere nominato um, quindi quando ti nominano a una particolare eh, ruolo o magari hai avuto una come dire una migliore posizione ti è stata data all'interno del contesto lavorativo puoi dire che I, I've been appointed as I don't know marketing manager when you apply for a job You, uh, stai, stai ovviamente uh, applicando per un lavoro e poi un po' di, diciamo, di parole sfiziose che mi sono segnato e sono uh, gli standards, i quality standards, sono gli standard di qualità all'interno di un contesto lavorativo. Um, to run a company significa gestire una compagnia, gestire un'azienda. Quindi quando io gestisco un'azienda, uh, I'm running a company. Ok. When I want to solve a problem, voglio risolvere un problema, oppure when I want to take over um, a market, voglio assumere il controllo, to take over, assumere il controllo in questo caso di un mercato. When I want to manage a project, devo gestire un progetto, o when I want to meet a request, devo venire incontro a una richiesta. Um, to meet lo, che sarebbe incontrare, incontrare la richiesta, quindi andare in quella direzione per eh, gestire al meglio quella richiesta. La performance non è altro che il rendimento, la deadline non è altro che la scadenza. If I have a deadline, significa che è una scadenza da rispettare per magari la diciamo la consegna di un progetto, o mh, diciamo. L'ultimare un'attività. Uh, to go out of business significa fallire, andare in, in bancarotta fondamentalmente. Quindi quando vai out of business sei fuori dai giochi. Um, when you want to, oh, per esempio, un altro verbo che adesso mi viene in mente è to afford, uh, permettersi, um, I can't afford to do this, non mi posso permettere di fare questo. Uh, to boost l'avevamo già sentito prima in altri episodi è aumentare comunque aumentare in maniera significativa qualcosa quando io voglio fare il boost uh, di qualcosa e poi cosa altro mi ero segnato vediamo un po' oggi volevo fare una roba un pochino più Uh, più smart, uh, andare proprio nel pratico del praticamente inglese, ok? When I want to negotiate a contract, voglio negoziare un contratto. When, to, I, when I want to renew a, contra a contract, I lo voglio rinnovare. Quindi, quando voglio rinnovare un contratto. What else? What else do I have here? This is like live uh, for me today. I'm not gonna cut uh, and I'm not gonna edit di today's episode, quindi non vado a editare l'episodio, più una live, più una conversazione eh, con voi. Oggi volevo provare a fare questa cosa anche per ricordarvi un pochino di termini. To compete è uh, and andare in concorrenza con qualcuno, la competition è la concorrenza vera e propria e il competitor è il concorrente. Ok, quindi to compete è il verbo, competition è la concorrenza, competitor è il concorrente. Il deal è l'affare, quel, quel contesto diciamo commerciale di business, l'affare, ecco, a tutti gli effetti che ogni giorno qualcuno con una stretta di mano sancisce. Uh, for sale, quando qualcosa è for sale è in vendita. Uh, parlando di marketing a cui sono molto legato, il marketing plan, il piano di marketing, la marketing strategy ovviamente la strategia di marketing, e il market analysis, l'analisi di mercato. Il packaging, ecco questo mi piace, il packaging ragazzi non è altro che la confezione, l'imballaggio, l'involucro diciamo di un pacchetto, di un prodotto, il packaging eh, non è altro che appunto l'involucro di, di quello che è, diciamo quello che contiene il mio prodotto che sto vendendo. Quando un prodotto è handmade oppure homemade è fatto a mano, fatto in casa, ok? Quindi handmade è più per, come dire, prodotti, per esempio di moda, no? Fatto a mano, homemade, fatto in casa, è più per magari qualcosa eh, di re, relativo al food, no? Quindi cucinato. Eh, L'item è l'articolo, quindi quando io ho un item o un articolo, del, per esempio del mio catalogo, eh, quando io ho un niche product è un prodotto di nicchia, quando ho un launch non è un pranzo, ma quando io ho un launch è un lancio, quindi un product launch è il, pro, il lancio di un prodotto on the market, sul mercato. I raw materials sono le materie prime. Okay. And when I want to recall something or I want to recall a product or I want to recall a car, sto ritirando dal mercato un prodotto, sto ritirando dal mercato un'auto. Un poi, quando qualcosa è in, in stock, significa che è in magazzino. Ok, quindi ce l'ho in magazzino. It's in stock, ma questo è abbastanza usato anche in Italia. E poi c'è il uh, franchise oppure. Come spesso viene detto in Inghilterra è il French, franchisee and the franchisor, ovvero colui che si affilia a, eh, invece il franchisor è l'affiliante, colui che invece eh, ha l'attività il, il, diciamo, principale che la dà in concessione a qualcun altro. Quando qualcosa è on sale è in vendita, quando qualcosa è out of stock è esaurita, ok, quindi it's out of stock non c'è più, è esaurito il prodotto. To place an order è fare un'ordinazione, quindi quando voglio acquistare qualcosa e l'acquisto è purchase, quindi, eh, oppure to purchase quando è un verbo comprare, acquistare. Il refund è il rimborso, eh, so to refund uh, the item, eh, rim, o, o, to refund the money, eh, è rimborsare i soldi che hai speso per comprare il prodotto. Il replacement, oppure potrebbe esserci un replacement, ovvero una sostituzione. Invece il return è quando io um, restituisco, uh, rimando, rimando il prodotto, uh, I, I'm, I'm doing a return of that product. What else? When something is unsold vuol dire che è invenduto, quando c'è qualcosa di unsold, quindi unsold goods, quindi giacenze di magazzino che non sono state vendute. E poi un altro termine che mi piaceva, tra tanti che ho visto oggi sul vocabolario di business, è la vending machine so many times at the vending machine guys in the office la vending machine non è altro che il distributore automatico dove in ufficio spesso ci si incontra per un caffè o per prendere diciamo uno snack window uh, the window display non è altro che la vetrina è la vetrina diciamo con, uh, con il vetro and the wholesale è la vendita all'ingrosso I'm a wholesaler Significa che sono una, una persona che vende all'ingrosso qualcosa. Ok, branding, quindi la politica del de, 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 de mio marchio, per intenderci. C'è la brand identity, quindi l'identità del marchio, la brand valuation, quindi la valutazione del brand. Uh, flagship brand è la marca più importante di quando c'è, diciamo, quando una holding ha più brands. La flagship brand è quella, è il brand più importante, insieme, magari in termini economici o in termini, eh, diciamo, di, um, di evaluation, ok? Cost of labor è il costo del lavoro, cost of production, costo di produzione, cost of sales è il costo del venduto. Discount non è altro che uno sconto e quando io ho dei fixed costs, ho dei costi fissi. To carry out a survey significa effettuare un'indagine. La survey non è altro che un questionario che viene spesso fatta ai propri clienti per capire e valutare la, la soddisfazione. Or to conduct a market research è condurre una ricerca di mercato. La gap analysis. Eh, non è altro che quell'analisi per andare a individuare i cosiddetti gap tra quello che è la situazione attuale eh, al momento dell'analisi e quello che dovrebbe essere per avere una compliance anche un altro termine eh, compliance legislativa, compliance di standard aziendali eccetera eccetera insomma uh, il sales forecast è la previsione mh, delle vendite il trend non è altro che la tendenza poi vabbè c'è il prospect lo abbiamo già toccato che è il potenziale cliente e poi c'è il need o i needs che sono i, le necessità i bisogni che è un termine che nel business viene usato spessissimo uh, altre piccole cose spunti interessanti è l'overseas quando io dico something is overseas dice che qualcosa è oltre mare no? spesso overseas significa per andare a parlare dell'America no? quando quindi oltre mare vado spesso a parlare dell'America la partnership non è altro che un diciamo come si potrebbe dire in italiano partenariato quindi un'associazione mi metto in partnership con qualcuno risk, and risk management e la gestione del rischio molto importante all'interno di un contesto aziendale Um, that's it for today, guys. I just uh, picked a few terms around business that I think could be valuable for you, and uh, for sure you will find quite a few of those terms in your <laughs> in uh, in your office life, in your business life. So I was just trying to do an episode of um, just vocabulary, terminology, vocabulary, glossary. Uh, call it as you want, as you as you prefer. Quindi volevo fare una puntata, un episodio, diciamo semplicemente di termini che potessero essere di informazione e che voi ritrovate un pochino tutti quanti i giorni. Uh, next time I'm very very happy to share a couple of interviews I've done um, during the last week, but I was not ready yet to you know to go out today, so. Um, I really look forward to, to, to show you a great, great episode next week on Monday. So stay tuned, guys. In the meantime, remember to subscribe on your favorite platform, Apple. Um, Google and of course Spotify and also you can follow Praticamente Inglese on all the social networks on LinkedIn, Instagram and Facebook, YouTube on Patreon if you want to support me. We're having a great time with all my supporters twice a month. Where we have a chat in English and we are connected via Zoom, and we just do a couple of hours chat during the month. So that's another great opportunity to stay together. And um, yeah, that's it. I wish you a great week ahead, and I'll see you in the next episode. Bye bye, guys.